Le biblioteche pubbliche, come sostiene l'IFLA, sono fra le istituzioni culturali della contemporaneità quelle più orientate a dare attuazione a tutti i 17 obiettivi dell'Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030. Perché? Perché sono luoghi aperti, pubblici, a bassa soglia, capaci di incidere positivamente e di migliorare la vita delle persone, rafforzandone le competenze, producendo quella che Enrico Giovannini definisce la resilienza trasformativa, cioè questa capacità di reagire alle situazioni di crisi e di shock con uno scatto positivo e quindi proattivo. In questo modo in realtà hanno agito e reagito le biblioteche pubbliche durante la fase di lockdown, in un modo direi senza precedenti che le ha trasformate per sempre, cioè hanno riconvertito tutti i loro servizi in digitale e hanno in fondo anche scoperto che il digitale può offrire alle biblioteche pubbliche delle straordinarie opportunità di azione culturale e sociale. La fase 2 si presenta più difficile perché i luoghi riaprono, non potranno riaprire così come erano prima, verranno appunto, sarà necessario contingentare i flussi, modificare gli allestimenti, ma questo non vuol dire che le biblioteche pubbliche non dovranno svolgere fino in fondo quello che è il proprio ruolo, proprio quello di creare relazioni tra le persone e i contenuti. In questa situazione ci vorrà tanta intelligenza, tanta creatività e anche rigore, ed è proprio per questo che la Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche ha voluto affiancare la comunità professionale non solo nell'individuazione di linee guida e processi omogenei che potessero appunto dare un senso, no, all'azione dell'intero comparto, ma anche avviando una riflessione sui profili identitari e sul futuro dei servizi bibliotecari, come giusto che sia quando si vivono situazioni di grande trasformazione e appunto di ridefinizione del proprio posizionamento.